Nelle nostre calde estati non deve mai mancare l'insalata di pollo e patate. Iniziamo dalle patate che mettiamo a bollire in pentola a pressione per circa 10-15 minuti, dipende dalla grandezza. Io uso quelle rosse che tengono di più la cottura. Mettiamo le patate nell'acqua e facciamo cuocere. Mettiamo a rassodare le uova 8 minuti da quando prendono il bollo. Per l'insalata di pollo e patate va bene il pollo arrosto avanzato, il pollo allo spiedo che avete preso in rosticceria, poi va bene anche il petto di pollo bollito o le fettine di petto di pollo alla griglia. Togliamo la pelle e poi lo possiamo spezzettare con le mani in questo modo. E lo mettiamo in un'insalatiera. Ecco qua. Le patate sono pronte. Sbucciamo le patate e poi le tagliamo a cubotti. E tagliamo le patate così. E le uniamo al pollo. Tagliamo anche il sedano, così diamo un tocco di verde alla nostra insalata. E via in ciotola. Sale, pepe, olio extravergine di oliva e maionese. Mescoliamo. Mancano solo le uova che tagliamo a spicchi o a rondelle. E le mettiamo nella nostra insalata. Saporita, fresca e anche un modo per riutilizzare gli avanzi.